Per capire il presente bisogna ci vuole un bel passato, se no non lo capisci. E voglio per questo ringraziare le donne e gli uomini delle nostre forze armate per aver tenuto alto il prestigio dell'Italia nei contesti più difficili, anche a costo della propria vita. La patria vi sarà sempre riconoscente. Finalmente dai banchi del governo si torna a parlare di patria e dei suoi sacri valori. La patria non è un'opinione, è fulgida fede, è forza della memoria, è germoglio delle radici, è profumo della terra, è carne della nostra anima, è sangue che scorre nelle nostre vene. La patria è anche divisa. Quella delle nostre forze armate di oggi vi è più quelle gloriose che 80 anni or sono combatterono con ineguagliabile ardimento nel deserto di El Alamein. Totale è una selezione, innanzitutto, che ci consentiva di superare tutte le difficoltà tranquillamente. Noi non abbiamo mai avuto una lamentela, nessuno si è mai lamentato. Hanno distrutto la famiglia, hanno distrutto la scuola. Mi dici cos'altro ci rimane in un popolo se ci mancano queste due cose? Un uomo della Folgore, ricordava Pelliccia, non si ferma quando è stanco, ma quando ha finito il suo lavoro.